Il Führer spiega minacciosamente ad alcuni dei suoi più intimi collaboratori: questo accordo non mi impedirà di sradicare totalmente il cristianesimo dalla Germania, di eliminarlo in maniera completa, radicale e definitiva. E continua: non è possibile essere cristiani e tedeschi insieme. Voglio schiacciare la Chiesa cattolica come un rospo. March 14, 1937. Pio XI promulga l'enciclica Mit brennender Sorge, con viva ansia. Il Papa condanna quello che definisce il sacrilegio e il provocante neopaganesimo imperante in Germania. Scrive: chiunque voglia attribuire alla razza o al popolo o allo Stato o a coloro che detengono il potere un valore diverso da quello loro attribuito dalla tavola dei valori stessi e li divinizzi in un culto idolatrico, si pone fuori dalla vera fede. L'enciclica attacca poi le liturgie del Reich, che definisce false monete che si appropriano indegnamente del patrimonio linguistico cristiano e tentano subdolamente di sostituire la vera Chiesa con una religione neopagana. La Mit brennender Sorge viene pubblicata in tedesco segretamente in Germania. Ogni diocesi, ogni parrocchia, ogni più piccola tipografia della Germania cattolica è coinvolta nell'impresa. Si stampa l'epistola papale come un foglio clandestino di resistenza e di rivolta. A Monaco la Gestapo sequestra 4.000 copie fresche di stampa, poca cosa in confronto alle decine di migliaia di copie che invadono le chiese della Baviera. Solo a Münster il vescovo ne fa stampare ben 120.000 copie. Il 21 marzo 1937, Domenica delle Palme, migliaia di parroci in tutte le chiese di Germania leggono come in un unico coro l'enciclica Mit brennender Sorge. Ora il regime nazista ha potuto toccare con mano la forza che potrebbe unire i fedeli e spingerli all'obiezione della coscienza, alla non accettazione. Hitler è furioso. Non è così che intende gestire il suo rapporto con la Chiesa di Roma. Non è per questo che ha firmato quel concordato. Dispone la ripresa dei processi contro gli ordini religiosi, con false accuse di traffico di valuta e crimini contro la morale. Non solo, ordina di abolire la stampa quotidiana cattolica. Pochi mesi dopo viene decretata la chiusura di tutte le scuole religiose di ogni ordine e grado. Da tempo erano già stati licenziati i religiosi che insegnavano nelle scuole pubbliche.